Ma c'è l'editing! Ciao! Probabilissima, non dico solo ultima volta perché altrimenti il destino mi triggera. Quindi ragazzi, sono con la probabilissima ultima volta che sentirete l'editing in questo gioco, ragazzi, perché sono probabilissimi ultimi due episodi, ragazzi. L'ultima volta con un po' di casini avevamo riuscito a completare il livello in Covo dei Ladri in due episodi e avevo iniziato quindi, poiché l'ultimo livello non l'avrei mai finito in un episodio in cui dovevo ancora finire il settimo livello, ho iniziato a raccontare le gemme dei livelli che per appunto ci avevamo lasciati incompleti. Avevamo completato 100% il livello la dojo e la nuvola 9. Ci mancavano i Monster Oshimi e l'isola Luau, in cui Sparx si è malamente buggato. Speriamo nel prossimo episodio. In questo episodio facciamo l'ottavo livello, la giungla giurassica, che è l'ultimo livello che ci rimane da completare. E poi nell'episodio successivo ancora vedremo di recuperare le gemme per appunto negli ultimi due livelli che ci siamo lasciati indietro, e poi di battere il boss finale, ossia Ripto, per la terza volta, e vedere il filmato finale, vedere poi il titolo di coda e concludere definitivamente questa serie Flash, perché letteralmente è durata, se concludo in due episodi, in altri due episodi, sempre se concludi questi due episodi della serie, questa serie è durata veramente solo una settimana. Quindi è veramente una serie Flash. Ora delle serie più corte sul mio canale, probabilmente, ma la dovrò fare. Ce l'hai fatta, il mio congegno funziona, entraci e ti porterà in un posto davvero fantastico, o almeno spero. Bene, signor Capitan Baffoni, ma io mi chiedo, ma i doppiatori quando hanno fatto il... Ok, tanto la sfera parte, sarei dovuto andare in centro, sono andato a lato, e ok. Stavo dicendo, comunque, io mi chiedo i doppiatori come hanno fatto il doppiaggio, ma proprio una domanda seria. Oh, questo comunque è, secondo me, la schermata di teletrasporto più fica, secondo me, quella che entriamo nella, immagino, palla dimensionale? Com'è che si chiamavano i Crash Bandicoot? Palla del tempo? Vabbè, comunque, roba tipo Crash Bandicoot 3 in cui andiamo in un'altra epoca preistorica, teoricamente, oppure in un altro mondo, molto probabilmente in un altro mondo, comunque sia un teletrasporto. Ok, adesso qui come al solito lascio andare, la prima volta che si vede la schermata di caricamento nuova, lascio andare tutto il caricamento, poi dopo le prossime volte invece non lascio. Come sapete, il caricamento. Allora, ci sono solo 600 gemme, ho visto in questo livello che stiamo andando a fare, ovvero la giungla giurassica. Già vi dico, servirà l'elemento fulmine, quindi lo imposto subito. Eccoli, maledetti, e mi facciamo una paura fottuta. Quei tizi che adesso ve avete visto di sfuggita. Avete voglia qui di spaccare? No, qui non possiamo spaccare, mo, ok. Quelli lì ragazzi, quei robot, là, maledetti dinosauri Terminator, quanto gli facevano paura da bambina, quando ti attaccavano spaccava gli occhi, faceva una gran impressione. R1000 e T-Rex 1000 sono scappati dalle loro inespugnabili gabbie e stanno correndo nella giungla in preda a furore omicida. Ti prego, fermali prima che distruggano il resto dei laboratori scientifici e tutta la ricerca. Ma questo qui è uno stesso che c'era prima, perché ha cambiato doppiatore? Non c'è problema. Ma dimmi, cos'è un R1000 o come si chiama? Oh, Beh, a che dirla male in termini le semplici, comprensibili anche al drago, si tratta di Ripto orientati a nanoproduzione e potenziati meccanicamente, sui quali abbiamo lavorato qui nei nostri laboratori, al massimo livello delle conoscenze tecnico-scientifiche. Molto all'avanguardia. Ah, davvero? Ed esattamente come dovrei fare per distruggere questi aggeggi? Con una Beh, fulminata e via. abbiamo riscontrato un difetto nei modelli R1000 quando sono esposti a temperature sotto zero. Forse questa informazione sarà utile. Ah no, ok, quindi bisognava congelarli? Non c'è problema. Ho proprio il soffio giusto per congelarli. Perfetto, d'altro canto i T-Rex 1000 sono piuttosto vulnerabili Ah, ecco, all'elettricità, vedi, mi ma non ricordavo. siamo ancora riusciti ad avvicinarci abbastanza da eliminarli con una scarica elettrica. Quindi T-Rex era fuori con i fulmini, infatti mi ricordavo perché sono di metallo, mentre gli altri erano fatti fuori col ghiaccio.
Va benissimo, ok, adesso abbassiamo il volume, okay, perché qui come al solito alzo il volume perché non si sente un cazzo la voce dei doppiatori e poi dopo, ma forse è meglio se non si sente. E poi dopo quindi, quelli verdi che ho visto l'ho fatti fuori col ghiaccio, ok? Mentre i T-Rex, da come ricordavo benissimo perché mi sono rimasti impressi sui stronzi, ho fatti fuori con i fulmini, ok? Allora, prima facciamo fuori i questi, ecco, i questi è Ripto. E ne sono rimasti 9, ok? Ah, quindi sì, è vero che dopo non apparivano più questi, ma me lo ricordo. Allora, posto, ho fatto fuori il T-Rex, facevo una grande impressione questi perché per appunto ti puntavano quell'occhiaccio rosso che avevano e poi ti fulminavano. Vabbè, da incubo, perlomeno per una bambina di 5 anni. Ok, eccoci qua, comunque questo posto, anche sto mondo è fantastico, non è molto rassicurato il fatto che ci sia la lava, ma non per niente siamo in un posto che si chiama giungla giurassica, vuoi che non ci sia la lava? Ok, questo qui dopo un po' scendeva da solo, eccolo qua, vedi che attenzione, ci sono pure gli ostacoli. Ecco fatto. Olè. E questi non erano segnati i DX? Sembra strano che non fossero segnati, vabbè. Comunque noi li contiamo. Allora, qui ricordiamoci, ci sono 600 gemme. Dovremmo arrivare a circa, non mi ricordo più a quante, teoricamente dovrei guardare il numero in alto totale delle gemme e poi orientarmi, tipo, siamo partiti che avevamo un po' 6215 gemme, quando arriviamo a 6815 le avevo prese tutte, però io ovviamente non guardo un cazzo. Allora, vediamo qui come al solito sono le gemme triggeranti, sono le gemme da 1. Attenzione, qui c'è un forziere, ricordiamocelo, ricordiamocelo perché per l'appunto qui ci sarà, cioè certamente una livello. Ora, a sto punto anche qui mi ricordo solo un livello, parlando di livelli nel portale proprio, ma probabilmente ce ne sono ancora due, di cui uno non me lo ricordo assolutamente. Intanto qui c'è il forziere, ricordiamocelo. Io mi ricordo anche qui, come l'altro nel successo del covo dei ladri, un solo livello del portale, ma sicuramente ce ne sarà un secondo che io non mi ricordo assolutamente. Che vacca che stavo facendo? Forse è meglio se parti dalla piattaforma, C'è una piattaforma qui bella posizionata. Posto. Così che si fa. Ecco, queste piattaforme mi sa che dopo scendono, ecco, è ascesa e poi è ritornata su. Tanto che c'è il fulmine impostato. Attenzione che non faccio prendere dalle palle di lava. Ci dovrebbe essere tutto. Dovrebbe aver preso tutto. Sì, dovrebbe aver preso tutto. Ho preso tutto, ok. Diciamo che ho preso tutto. Via. Ok, ora qui c'è una zona tipo. Ah no, qui c'è un altro T-Rex. Adesso qui c'erano altre piattaforme che da questo punto di vista ricordano molto il boss finale di Spyro 1. Attenzione che ci arrivo, saltando tranquilla. Tranquilla per modo di dire, quando sto per beccarti una palla di fuoco non è tanto tranquillo. Attenzione qui c'è un altro topo scienziato che sembrano gli allievi del professore di Spyro 2, ma in realtà sono professori per altro conto e basta. Infatti sono topi. No, è una battuta di merda perché. Ancora fresche! Tre giorni! Ci stanno seguendo! Ehi, Spyro! Ho osservato questo tempio ed è alquanto affascinante! Ma perché c'è una cosa fresca tre giorni? Non ho capito! Sì? In che senso? Beh, penso che questi strani disegni sulle pareti siano un indizio di qualcosa nascosto nel tempio. Ma non riesco ancora a decifrarli. Comunque, ridete scherzando, mi pare che il doppiatore di Ripto, che anche in questo gioco, che è anche il doppiatore di questo scienziato qui, penso che sia, mi pare di ricordare che sia lo stesso doppiatore del professore in Spyro 2 e Spyro 3, il gioco originale ovviamente. Oh, senza l'H alla fine, pensi che potrebbe essere tesoro nascosto? Sì, e da quello che sono riuscito a decifrare, sembra che le gemme sulle statue all'interno reagiscano al calore. Forse riesci a dedurre il resto, Spyro?
quello che sono riuscito a cifrare perché già in estate l'interesco. Ah, ok, allora uso il fuoco, ok, perfetto. Scusate, ok, allora uso tutti e tre gli elementi qua. Qui c'è un altro TX troglodita. Ripto troglodita, anzi. Morite bastardi! Non sono contati i TX, sono contati i i TX, i ripto trogloditi, ma non sono contati i i TX 1000, quindi forse rispawnano quando rientri nel livello. Vabbè, basta essere veloce a correre, a corrigli addosso e poi a... Aspettate, metto il fuoco, che qui serve il fuoco, ci hanno detto. Allora, questa volta è prendere di fare il giro per bene, di prendere tutto, che lo facciamo alla fine che abbiamo fatto i cerchi del grani, che ho schivato ben tre casse. Casse. Ceste. Allora, qui devo attivare queste gemme, giusto? Sì. Qui vedo, c'era qualcosa qui una volta, non c'è più niente. Ok, una. Due. Tre. Quattro. E cinque. Non c'è una sequenza precisa, vero? No, c'è una sequenza precisa, fantastico. C'è una sequenza precisa? Ma seriamente? Oh, proviamo viola. Devo comprendere, ragazzi, qual è la cifra segreta, aspettate, eh. Boh, forse è così. Ma perché questo è stato, se è stato in astino altro, però ho capito. Allora, rosso, verde. Rosso, verde, blu. No, non funziona. È all'altro. Riproviamo. Rosso. Verde. Blu. Viola per forza. Ok, e giallo. A posto. Oh, la libellulina, ecco cosa c'era. Presa. Hai preso Rossella. A posto, e la prima l'abbiamo presa. Vediamo cosa ci diceva qualcos'altro sto tizio, ricordo che qualcuno diceva qualcos'altro. C'è una cheat qui da qualche parte. Ottimo lavoro, Spyro. Vedo che hai risolto l'enigma. Non mi ero mai reso conto che i draghi fossero così intelligenti. È stato facile come... Uno, due, fuoco. Ma che cazzo dici, Spyro? Vediamo se dice qualcos'altro. No, non dico un altro. Ce n'era uno che diceva una cheat qui da qualche parte. Diceva un easter egg. C'era un easter egg da queste parti. Tipo quello di Hunter che dice la verità là fuori. Che non so da quale film o da quale cosa provenga, però so che è una cheat. Però cioè, che anche qui c'è una cheat da qualche parte. C'è un riferimento. Però non mi ricordo dove sta. Una c'è la seconda libellula, la vedo. Venga qui, signorina. Signorina, non mi faccia cadere, eh. C'era spawnato, intanto era spawnato un vaso. Ma perché io le prendo? Oh! Hai preso Dampa. Dampa. Ok, vediamo qui, non c'era niente. Ok, proseguiamo. Madonna, ci sono arrivata.
No, 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 però c'è roba qui, e roba non si, non c'è, no, no, mi spiace, ma... sì, ciao, questo devo rifare il giro, mi state dicendo. Non ci voglio di rifare il giro, signori. Potere del glitch, no, non oh, il potere del glitch colpisce ancora, vai così. Perché riscopo queste cose 10 anni dopo? Va bene. Checkpoint, grazie. Diamo un'occhiata a quanto siamo di gemme ora che siamo arrivati al primo checkpoint. 246, siamo quasi a metà. È il 92% di completamento intanto. Allora, stiamo attenti qui a non cadere di sotto. Tu volevi prendermi. Voleva, bravissimi ragazzi, lui voleva, ma non ce l'ha fatta. Questi ponti mi fanno, sono dei trabiccoli, sono, ok? Ok, mazza, quante gemme c'erano. Oh, qui c'era un portale, qui me lo ricordo benissimo, qua giù, non qua su, qua giù c'era un portale, me lo ricordo bene, ma molto bene me lo ricordo, sì, stava di qua, ok, c'è anche una sfida del fulmine, non me la ricordavo, ok, qui tanto stiamo attenti a vedere se non manca nulla. Ah, c'è una scala, ho visto, per risalire, ok. Là c'è un portale, eccole là, un portale, signori, un portale che magari, no, non è, no, mi è venuto in mente adesso, ragazzi, sì, ci sono due portali anche qua, gli ennesimi due portali, di cui uno era una terza scivolata giù per, questa volta è un vulcano, e una terza, e un'ultima è una scalata su un monte, tipo il collo di magma e di Spyro 2, ecco, diciamo che richiama quello. Adesso qui c'è il portale, ma non lo caghiamo, prima prendiamo tutte le gemme, io prima prendo tutte le gemme, poi facciamo, dobbiamo fare anche la sfida del fulmine. Qui non c'è niente, no, non c'è niente, tanto spazi aperti per niente. Vediamo un po'. Uno. Ah, sono tutti qua. Due. Tre. Cinque, allora. Quattro. Tre. Si sono dimenticati l'effetto sonoro, ragazzi, signori. Due. Uno. Minchia, facilissimo. Si stava veramente stufando di mettere gli effetti sonori, non fanno... E anche di fare il livello. Perfetto, Spyro, completato la sfida e liberato il livello. Ragazzi, come al solito Spyro comincia a guardare in alto così. Divento cicollo. Ho preso Karen, fantastico. Ok, siamo a 3. Ok, è il momento di prendere la quarta dentro il portale. Intanto vediamo a quante gemme siamo arrivati. Dentro il portale magico. Siamo pure stupati di fare le texture nel portale. Stiamo volando nel nulla. 314, siamo già oltre la metà. Scusate ragazzi, l'inverno, il raffreddore d'inverno, come lo chiamo io, colpisce tutti. Eccoci. I miei calcoli mi dicono che questo vulcano sta verso il fondo prima che sia troppo tardi. Non preoccuparti per me, pensa a salvare te stesso. Con quale tranquillità dici che un vulcano sta per saltare in aria e dici non preoccuparti per me e stai qui a guardarti intorno? Fantastico. Scivolare giù dal vulcano? Sì, andiamo, professor Squeak. Oh, questa è la terza ed ultima discesa del gioco. Ricordo che mi piaceva da matti sta discesa, a vedere da fare mica tanto, ma perché ho imbranata i comandi. Vediamo se riusciremo ad arrivare giù senza troppi problemi.
Non abbiamo avuto troppi problemi alla discesa della palude miele, vediamo se ne avremo anche qui. Se non ne avremo anche qui, scusate. Attenzione, attenzione, che qui ci sono i geyser che sembrano dei cubetti di pongo che saltano fuori dal terreno. Ma va bene, sono dettagli questi. Attenzione, attenzione, ci sono le rocce, ci sono le rocce che non dovrebbero farmi male. Non dovrebbero farmi male, solo lava mi può uccidere. Non vedevo il terreno, sorry. Solo muoio solo con la lava, da quanto ricordo. Tutto il resto vi gallente basta. Quanto ficca la musichetta, eh? Ah, dove sto passando? Aiuto! Ah! Ok, ci sono! Here we are! Arriviamo! Intanto il professore sarà già alla fine grazie al potere magico del teletrasporto. Cliché da videogioco, ci interrompo nello scorso episodio. Ma ok. Ah! Aiuto! Minchia, è lunghissima, oh! Non me la ricordavo così lunga sta discesa. No, non morire adesso che siamo alla probabile fine. Oh, eccoci qui! Minchia. Oh, eccoci qua. Appena in tempo, Spyro. Ovviamente spawnato qua. Ecco, ho trovato la libellula lungo la discesa. E incredibilmente siamo arrivati alla fine, a copiare la fine della musica. Il miracolo, raga. Ho preso ostaggi. Ok. Sembra che il vulcano si sia stabilizzato. Vuoi provare a scivolare giù di nuovo? No. Bene, torna quando... Allora, è alla stessa battaglia... Adesso, questa è una chicca bellissima. Allora, non so se l'avete sentito perché c'era di sopra la musica troppo fica del vulcano e quasi quasi forse meglio se non l'avete sentito, ma era sempre la voce del monaco del monastero Scimmie con aumentato un preso un po' più acuto l'audio. Non so se avete mai giocato, che ne so, sul Nintendo 3DS quando fate i filmati con la fotocamera, poi potete tipo giocare col video, no? Potete alzare e abbassare i toni della voce. Ecco che tipo puoi renderli delle vocine simili a quelle dei Minion, tipo. Oppure rendere basse, tipo quelle dei demoni o cose del genere. Non so effettivamente come si chiama bene questo effetto sonoro. Comunque hanno preso la frase, beh, torna quando vuoi del monaco, e l'hanno alzata, così come ho detto adesso. E da bene, torna quando vuoi. È diventato bene, torna quando vuoi. Ma è sempre quella la voce, è sempre quella. Alzata di un che sia un po' più acuta, ecco. Come se quando c'è. Come se le voci avessero delle note, tu puoi modificare le note. Ok, perfetto. Vabbè. Piccolo aneddoto che nella serie, che se qualcuno aveva capito, naturalmente forse voi non avete neanche, se non l'avete nemmeno sentito, ma. Perché picchi così tanto a salire, Spyro? Oh, bravo, è così che si sale. C'è questa storia. Il giorno non cade di sotto, che ok che non c'è la lava, tranne in centro, ma. Cosa che. Oh, allora. Poi quando li ammazzi questi T-Rex lascia una gemma, no? Ma questa gemma fa un volo di 20 km e. No! Pezzi di merda con sti ponti. Secondo tentativo. Siamo a cazzo il numero 17. Bentornato, mi sei mancato. Qui non abbiamo neanche l'animazione del noi che cadiamo nella lava per sbaglio. E Spyro si fa male. Piauch! E poi possiamo magari continuare a planare. No, qui cadi direttamente giù. Spyro, su, non fai capricci per scalare una. Oh.
Devo saltare veloce, veloce, perché... Oh, allora... Subito fuori, fatto fuori perché... Oh, oddio, ci sono queste adesso. Ah, questi che venivano su e poi dopo bisognava... Sì, sì, me li ricordo, me li ricordo. No, però, porca puttana! Non possiamo stare qui a morire, come se non ci fosse domani. Non possiamo, Spyro, non possiamo. No, comunque sì, bisognava aspettare che le piattaforme venissero su e poi dopo bisognava planarci sopra. Non odio quel pezzo. Vai, 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 vai. Ok, eccoci, allora. Con calma perché non è così complicato. Allora, non è così complicato, sono solo io che non ci ho voglia di aspettare. Allora, oh, eccoci, datemi un checkpoint, grazie, datemi un checkpoint che io in questa gola non ci voglio più passare. Aia, sta saltando tutto, è normale, è completamente normale. Fanno impressione pure quando vanno i servizi. Oh, attenzione, qui ragazzi c'è una sfida sul magma. Avete presente tipo quando nei livelli Aia? Quando nei livelli di Spyro 2, a un certo punto mi ricordo in quale, quello tipo di cieli trogloditi, avevamo dovuto correre sulla lava. Ecco, qui faremo la stessa cosa. E sulla, perché sulla lava dovevo far fuori questi tizi rompi coglioni che sono... Che sono... Ecco, quello è un certo là che vedete, non so se le vedete... Ecco, quel tizio là che diventa delle pozzanghere, ok? Ok. Minchia, ragazzi, siete più belli di prima. Facciamo che li congelo e via, perché... No, facciamo che li brucio e via, perché... Non è il massimo essere uno stato di ghiaccio. Piuttosto muori e... È finito di soffrire, basta. Allora, olè, ecco fatto. È ironico, la satira. No, perché metti che non vorrei che YouTube mi mettesse vietati i minori dei video che non sono assolutamente, cioè, è la satira, satira, satira. È la satira, YouTube, satira, oh, bravo. Allora, prima di... Qui c'è un checkpoint, non lo so, comunque... Allora, da queste parti ci sta il secondo portale sfida, ve lo dico già, proprio correndo sulla lava lo troviamo. Perfetto. Dottor Kogan! Quei dannati R1000 hanno distrutto il mio laboratorio e sono scappati con la mia attrezzatura. Ehi là! Oh, ehi! Hey. Spyro, sì, non penso che tu possa aiutarmi a recuperare la mia attrezzatura, vero? Sì, prendile. Grande. Grazie, Spyro. Bene, vedi tutti quei R1000 là fuori? Hanno preso in prestito la mia attrezzatura. Tutto ciò di cui ho bisogno è che tu me la riporti. Semplice. Qui quello che devo fare? Ed esattamente come vuoi che faccia? C'è una fossa di lava là fuori. Ah, è vero. Guarda caso, è proprio successo che anche noi scienziati avessimo bisogno di andare sulla lava. E così abbiamo costruito questi strumenti che anche tu puoi usare. Ecco. Lasciamelo accendere per te. Ecco.
Ora tutto quello che devi fare è passare attraverso questa porta e sarai in grado di camminare sulla lava incolume. Tuttavia, Spyro, l'invulnerabilità alla lava non durerà molto a lungo. Puoi tornare indietro e ricaricarti in Cesar. Fantastico! E ora è tempo di andare a prendere calci ritmo. Certo che buona ti fa fortuna a te. Certo che ti fanno soffrire con questi dialoghi lunghi un chilometro di sto livello, eh. Allora, signori, vi devo fare fuori. Ah no, è vero che hanno immune al ghiaccio, allora, è vero, è vero. Cioè, no, non erano immune al ghiaccio, al contrario, avevano, cioè, dovevano, avevano, erano deboli al ghiaccio, sorry. Oh, libellula, libellula, ovviamente c'è una libellula sulla lava. Ma smetti di volare, zizza. Oh, presa. Hai preso Mitch. Mitch. Mitch, che nome di... Che cazzo di nome è? Vedete che il tempo continua a scadere di là. Allora, aspettate, riprendo qui. Oh! Penso che quella sia un'attrezzatura. Ecco, ne mancano... La mia attrezzatura qui. Ok, 5. Ancora attrezzatura, grazie. Adesso torniamo indietro di caricaccio perché il tempo sta scadendo. Veloce, Spyro! Cazzo che ansia questi livelli sulla lava. Mancano due, di cui uno sta davanti al portale sfida, l'ultimo portale sfida che per appunto dobbiamo attraversare. Non c'è niente. Ecco gli ultimi due. No, non sono gli ultimi due perché l'ultimo ha appena detto che... Ok, ultimi questi due qui. E mo si torna indietro. Corri, 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 corri. Ok, andiamo di là adesso. Adesso andiamo di qua. Da queste parti, guarda che bella grotta. Certo che Spyro potresti correre. Oh, vai, 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 che qui c'è l'ultimo. Ed un portale per appunto. E un altro arco, giustamente, perché... Ecco. Zero! Ok, abbiamo preso tutto. E adesso che è il momento di prendere le gemme, queste due gemme da due. E perfetto, ci sono anche due gemme da 5, vedo. Ma grazie, molto gentili siete. E... Ok, andiamo a fare l'ultima sfida del gioco. Vediamo quante gemme abbiamo raccolto. Prima le abbiamo prese 315, adesso le abbiamo prese 172, quindi arriviamo a 315 più 172, 373, 17, 387. Insomma, arriviamo a 487. Arriviamo a 487, mica tante. Mica tante, però ne mancano meno di 200 alla raccolta totale di tutte le gemme. E mentre che parlo, cioè tutte le gemme di questo livello, e mentre che parlo siamo arrivati al gioco. Benvenuto alla sfida del terrore e delle assurde altezze. Ma se riesci a salire in cima alla torre, sarai degno del tesoro segreto della torre.
perché mai ci sia una torre del terrore in mezzo alla giungla e un segreto nascosto lontano nel tempo. La vera domanda che mi chiedo è: ma come fai tu dottorato piano muahahahah con vai a prendere veramente le zone di doppiaggio, caro mio. Ok, eccoci alla torre e quelle bocche ci spareranno dei massi e noi dovremmo schivarle. Fallo, e dei ragni, ci sono anche dei ragni, devono stare tutti i ragni, però. Adesso parlo con lui proprio per prendere per il culo bene, ma seriamente, allora mi chiedo. Cioè, papà non tolgo più neanche la colpa a quelli che hanno doppiato questo gioco, ma quelli che li hanno assunti. Come cazzo fate ad assumere le persone così che non sanno niente di doppiaggio? Ecco, questa già fa, questa va bene. Così mi piace. Come risata, cioè. Guardati dalle pietre che cadono e dalle trappole di frecce. Ci sono anche dei ragni che non promettono nulla di buono là in cima. Schiva tutto e raggiungi la cima. Certo, adesso vado subito se mi fai andare. Oh. Allora, vediamo un po', c'ho la vita. Allora, fatemi vedere qui. Allora, stiamo attenti che guarda come li guardo male questi. Ai! Ah, oh, attenzione! No! Attenzione, ma però avevo schivato bene, eh. Allora, non sembra essere tanto difficile, sono più o meno già a metà. Cosa possiamo fare? Aia, sti ragni brutti. Ragni brutti! Ragni brutti! Vai, adesso dobbiamo trovare la via che ci porta su. No, aspetta. No! Aspettate, devo vedere il punto giusto. Non possiamo andare di qua. Andiamo forse di qua, siamo più fortunati. Dove c'è una bocca che spara due pietre alla volta, fantastico. Oh, cazzo è sto? Oh. Ah, queste sono frecce. Attenzione che siamo su. Ce l'ho fatta, vai. E ci sei tu attualmente su. Ah, che rabbia, questi tizi che spawnano. Straordinario, Spyro. Non avevo mai visto nessuno arrivare fin qua in cima, prima d'ora. Ah sì? In che senso? Ah, comunque prima d'ora non si separa dalla virgola, con la virgola, te lo dico, lezione di grammatica. Beh, c'è un ascensore nascosto che solo io so trovare. Ah, mi vuoi spiegare la spawn così, Non dirlo a nessuno, ma non c'è nessun tesoro qua su. A dire il vero, non avrei mai pensato che qualcuno riuscisse davvero a raggiungere la cima. Allora sei stronzo. Beh, immagino di doverti ricompensare in qualche modo. Non è molto, ma ho trovato questa lucciola nascosta nel mio ascensore segreto. Ecco. Prendila. Spero che sia voluto il fatto che i personaggi continuino a confondere le libellule con lucciole. Hai preso Warren. Oh, hai preso Warren e adesso sto squeak e non lo voglio più vedere, lo stronzo. Non ho più libellule da darti, ma puoi provare ad arrampicarti in cima di nuovo se vuoi. Sai, solo per divertimento. Lo sai quanto è divertente, vero, Spyro? Senti, questa torre esiste da anni e sarà ancora qui quando deciderai di provarci ancora. Non lo farò mai più, guarda, quanto si stronzo, non ti vorrei più vedere. Ok, adesso lo metto in pausa, va. Ok, adesso è tempo che abbiamo raccolto la sesta libellula di andare a prendere la settima libellula parlando al... vabbè, qui non cago il ripto che è ricomparso, non lo cago assolutamente.
Adesso è il momento di andare qui a riportare a al professore le sue attrezzature che Ripto hanno preso in prestito, tra virgolette. Qui è rimasto la gemma, vedo. Ok, probabilmente era caduto un T-Rex, però ok. Dopo che qui è la settima libellula. Ottimo lavoro, Spyro. Li hai trovati tutti. Ecco, ho trovato questa libellula sotto ad alcuni rotami nel mio laboratorio. La puoi tenere. Qui sbaglio comunque a mettere appunto il giocatore in un modo allucinante. Jason, attenzione. C'è ancora un pezzo sulla lava su cui dovremmo correre più avanti. Ma sono i compassi anche questi. Allora i vostri ricoprono anche questi qua, quindi io pensavo che... Niente, ragazzi, si sono proprio stufati dopo questo livello proprio. Parlando proprio di concetti, proprio cose grafiche. Vabbè, adesso devo un gradino buggato mi fa passare. Ok, comunque abbiamo trovato... Ok, adesso c'è l'ultimo pezzo, stavo dicendo, sulla lava prima di la fine del livello. Ecco, su cui dobbiamo correre adesso. Qui ci sono gli ultimi Ripto e attualmente le ultime gemme. Allora, qui c'è qualcosa? Non c'è niente, ma metto inutilmente queste cose. Ok, vediamo un po'. Qui c'è, ok, qui c'è il l'ennesimo professore. Ah, questa volta va di bellula. Ok, allora adesso prima di... Quindi prima di cagare i... dai, prima di cagare i Ripto, vedo di cagare il ladro che rompe i coglioni. Ce la posso fare a raggiungerlo, raga. Questo è più difficile da ricorrere, se non ricordo male. Preso! E adesso datemi la livellula. Datemi l'ottava livellula adesso, signori. Questa. Oh, siamo a 8. Hai preso Monkey? Ah sì, devo ricordarmi ragazzi che dobbiamo trovare anche la chiave per il forse qui c'è l'ultima libellula. Me la stavo dimenticando. Stavo dicendo ma non sono immuni al fuoco questi. Hanno effettivamente hanno gli altri i TR1000, non questi. Quindi questi erano solo dei rompicoglioni e basta. Erano solo dei Ripto rompicoglioni. Ok, comunque dobbiamo tenere gli occhi aperti ragazzi anche per la chiave, me la stavo dimenticando. Che dobbiamo trovare la chiave per il... la libellula che è nel forziere come al solito. Vediamo se c'è qualcos'altro. Aspetta, prima di vedere, vedo di... Prima di vedere vedo di... Madonna che gergo. E che puoi fare la corsa, cazzo, puoi fare. Va bene, comunque... No, ok, ho preso tutto, dai. Siamo a 44 minuti, ce la possiamo... Dai, diciamo che abbiamo preso... Vediamo quanto stiamo di gemme. 5,39. Ok, ok, 5,39, mole, allora vediamo. Sono queste. Senta, professore, sono passato attraverso, scusi. Vai, roccele, ottimo lavoro. Egghead. Perché ora si dovrebbe chiamare di cognome Egghead? Testa d'uovo, è stata una bazzecola. Ecco, accetta questa ricompensa per i tuoi sforzi eroici, e in nome della buona scienza. Oh, scienza. Oh, ecco la donna libellula, naturalmente. Hai preso Wonky. Ho preso Wonky, grazie.
Ok, qui si torna all'inizio, giusto? C'è il portale per tornare a casa, ovviamente. Vediamo di entrarci, per favore. Per il momento. Ok, prendiamo... Quante gemme restano? Rimangono pochissime gemme. 5,67. 5,67. Quindi già possiamo fare. Vai, vediamo. Ah, grazie per la porta. Mo' gentilissimi. Ma là c'è un vaso. Come ho fatto a mancarlo, quel vaso? Come ho fatto a mancarlo? No, un vaso della vita. Ops. Va bene, è il momento, signori, di recuperare le ultime gemme. Beh, partiamo bene. Sparx mi indica il baratro. No, no, poi, no, qui non c'era niente, me lo ricordo io, quindi... No, no, Sparx, non ti par... No, Spyro. No, Spyro, no, Spyro. Però non devi seguire le indicazioni di Sparx così, alla lettera. Vediamo se lo troviamo così. Intanto dobbiamo trovare anche la chiave, primo. Ah! Gemma. Che vale 10. Andiamo di qua. Di qua, di qua. Qui. Andiamo a vedere. No, qui non c'è niente, Sparx. Quindi smetti di buggarti. Da queste parti. Adesso qui a destra. Raga, ce la possiamo fare, eh? Con tanta pazienza e tanti bei pensieri per la testa. Allora, adesso qui non c'è niente. Sicuro come l'ho, quindi... Adesso andiamo oltre questo pezzo perché non può esserci della roba qui. Non può esserci della roba. Sparx veramente in questi momenti si bugga in una maniera allucinante. Non c'è niente qui, Sparx. Scemo. Come fai a pretendere di completare un gioco al 100% quando Sparx, che dovrebbe aiutarti a raccogliere le gemme, non ti aiuta? Ok, andiamo di qua. Che poi è mancato un bel gruzzolo, mica... qua lui punta la gemma più vicina a lui. Ok, punta verso sinistra. Ah, la chiave, l'ho vista. Intanto abbiamo trovato la chiave. Intanto. Forse adesso, tanto adesso, adesso forse ho realizzato che qui... Eccole. Mi sembrava... Il DS scema. Ok, ok. Abbiamo trovato, ragazzi, l'ultimo pezzo del... gli ultimi pezzi del tesoro del... della giungla. E anche la chiave l'ho recuperato.
Faccio poi il suo DX prima, perché sicuramente mi tira le fulminate. Oh, 600! E vai, signori! Prima volta c'ho la gemma, quindi ha fatto sparire. Va bene, è stato rigore, ora di programmazione, vabbè. Ci può stare. Io, signori, adesso direi di tornare indietro, prendere la decima libellula e poi di passare, non per il portale che ci fa portare a casa, che ci fa andare a casa, anzi no, dai, giusto così per completamento, proprio perché ci vorrei di completare il livello così, ritorniamo a casa per il portale, giustamente. Poi ragazzi, nel prossimo episodio vedrò di fare la corsa al 100%, fare che faccio sempre in tutti questi giochi in cui posso riuscire, le capacità di riuscire ad arrivare al 100%. Oh, hai preso Jean-Marc, l'ultima libella è francese. E signore e signori, abbiamo completato il livello al 100% e accolto tutte e 90 le livelle. Siamo al 99% di completamento, ci mancano letteralmente 20... 17 gemme per il 100%, 17, che sono 7 del monastero scimmie e 10 nell'isola Luau. Secondo me nell'isola Luau ne ho mancata una da 10 oppure 2 da 5. Può essere che ne ho mancate 2, ho mancato 2 vasi magari sott'acqua, perché questo scherzo me lo posso tranquillamente fare sul... Perché io capita che magari mentre nuotiamo manchi dei vasi sott'acqua, perché sono quasi invisibili da vedere. Comunque potrebbe essere, ragazzi, Spax in quel livello sia buggatissimo. Secondo me stanno all'inizio i vasi che ho mancato, comunque stanno sott'acqua. Quindi io direi, vabbè, comunque adesso ti cominciamo il completamento, raccogliamo prima la gemma del monastero scimmia, comunque ve lo dico. Intanto adesso direi che stanno 52 minuti e possiamo fermare l'episodio.